Cerchi uno stile sobrio, particolare e accogliente? Entra da Ottica Minauda, dove trovi cortesia, competenza, professionalità. Ottica Minauda ti offre una vasta scelta di occhiali da vista e da sole per qualsiasi esigenza. Marchi leadership di lenti oftalmiche monofocali e le più innovative progressive per ottenere subito un comfort mai provato prima. Scegli il meglio per i tuoi occhi. Scopri Ottica Minauda, Viale Primo Maggio 9 a Scicli. Minauda anche su internet, www.otticaminauda.it. Is it getting better? Or do you feel the same? One love, mm-hmm. one life, it's one need. And I... Smile, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come Amici di 9TV, pronti per fare un altro viaggio con People alla scoperta di personaggi. E il personaggio che vi presentiamo in questa puntata è un personaggio particolare. Uno, perché intanto è un personaggio della nostra provincia di Ragusa. Due, perché è conosciutissimo poi in tutta la regione e non solo. Amici e amiche di 9TV, ho il piacere di avere accanto a me Giancarlo Guerrieri. Ciao Giancarlo. Buonasera Giovanni, buonasera a voi amici del web. Allora Giancarlo, intanto lo diciamo, siamo dietro le quinte del tuo concerto, vai a chiudere una stagione andata alla grande, no? Sì, una stagione molto bella, tantissimi concerti in giro per la Sicilia, e tantissimo il calore e gli applausi raccolti un po' ovunque, e questo è la nostra linfa vitale, proprio vuol dire che abbiamo seminato bene quest'inverno e anche negli anni precedenti, sia con il festival che con i precedenti album.
Questa sera andremo a presentare ufficialmente alla stampa, infatti ci tenevo che ci foste anche voi, e per quanto riguarda il web andiamo a presentare ufficialmente il nuovo progetto discografico Caminanti. Ho il piacere di avere sul palco con me questa sera tre dei miei più cari amici, quelli con i quali ho condiviso questo progetto, innanzitutto Mario Incudine, che è il produttore artistico e colui che ha curato gli arrangiamenti di tutto il progetto. Poi c'è Antonella Arancio, con la quale ho condiviso il Festival della Nuova Canzone Siciliana questo inverno, che tu conosci benissimo perché abbiamo fatto questo duetto con Como Veni Veni, che è andato veramente forte quest'estate, e abbiamo avuto riscontro nelle piazze perché tutti cantavano sto ritornello. E poi ci sarà anche Agata Lo Certo, che è una cantautrice catanese che io adoro, che io amo in maniera viscerale perché è molto brava. Che dire, sono l'uomo più fortunato del mondo, la band è fortissima, il pubblico mi sembra che sia quello delle grandi occasioni questa sera. Parliamo un po' dell'album, ecco, questo Camminante, che disco è? Cosa c'è dentro questo tuo nuovo lavoro? Un disco sincero, è un disco sincero, molto semplice, un disco fatto con il cuore. Non per questo però non curato, perché abbiamo fatto davvero un grandissimo lavoro in studio, ci siamo presi tutto il tempo di cui avevamo bisogno, senza avere alle spalle o sul collo il fiato della produzione che ti dice di accelerare perché il tassametro scorre. Questa è stata una scelta azzeccatissima. Abbiamo fatto anche delle scelte coraggiose, perché sai, proporre il dialetto così come l'abbiamo proposto noi, con arrangiamenti aggressivi per certi versi, a volte anche rock, perché è tutto chitarra, non ci sono tastiere assolutamente, sono tutti strumenti veri, suonati in maniera anche direi eccellente. E poi anche la scelta dei brani, perché ci sono canzoni che io, tra virgolette, tanto siamo sul web e posso dirlo, ci sono canzoni ironiche e anche abbastanza incazzate, vedi Musica di Merda, che non passa sicuramente inosservata sia per il titolo e sia per i contenuti proprio del testo. Poi c'è l'unica canzone in italiano che è contenuta nell'album degli otto, nell'album, sono, che è composto da 8 brani, e c'è un buco, che è anche una canzone che merita sicuramente di essere ascoltata e riascoltata più volte, perché ha un testo molto interessante. E poi tutti gli altri, che dire, vai, Caminanti la conoscono ovunque, Como Veni Veni idem, grazie a Dio. Un'altra perla del disco è A Storia d'Orlando, ma come si dice, non farmi parlare e non farmi lodare troppo, sembra quasi un'autocelebrazione, ma non è così, è un disco, se parlo così è perché ho avuto davvero manforte da parte del pubblico, che ha davvero apprezzato, grazie a Dio, questo progetto. E le vendite, sia le vendite del disco e anche gli ascolti sul web ci danno ragione di questo. Giancarlo, tu sei cresciuto in questa provincia, in questa terra che probabilmente, anzi sicuramente, insomma, influenza le tue canzoni. Ti immagini un Giancarlo Guerrieri in un altro posto, non lo so, in Toscana, Lazio, Campania? No, io mi immagino... Avresti fatto la stessa cosa, lo stesso lavoro? Sì, penso proprio di sì. Io credo che quando nasciamo abbiamo nel DNA tatuato il nostro percorso, e per cui che anche se fossi nato in Kenya piuttosto che a New York o a Bogotà, non so, adesso per dire, credo proprio che avrei fatto il musicista. Hai iniziato tu giovanissimo, ecco, come hai iniziato a fare il cantante, e prima ovviamente hai iniziato a scrivere anche dei brani, no? Io ho iniziato per gioco, come fanno tutti, poi sono stato assecondato dai miei genitori, i quali mi hanno sempre sostenuto e come dicevo prima, assecondato nei miei desideri. E poi ho iniziato a suonare con un gruppo
locale e pian pianino ho cercato di capire quella che poteva essere la mia vocazione. Verso i 16 anni ho deciso che volevo fare questo, o quantomeno volevo provare a fare questo di mestiere. Quali le difficoltà che hai incontrato durante questo tuo viaggio, ecco, in questo mondo dello spettacolo, se ce ne sono state? Le difficoltà sono ovunque, ma mi sembra un po' offensivo parlare di difficoltà, perché le vere difficoltà io credo che siano quelle che affronta un padre di famiglia la mattina quando si va a alzare alle 4 di mattina per andare a guadagnare 30-40 euro al giorno per sfamare la famiglia. Quelle sono le vere difficoltà nella vita. Io grazie a Dio ho avuto la fortuna di fare un lavoro che è vero che a volte non mi riempie le tasche, ma mi riempie il cuore e l'anima, per cui va bene così, mi reputo molto fortunato. Visto che abbiamo parlato prima, no, del Festival della Nuova Canzone Siciliana, tu tanti anni fa, no, hai fatto il festival ai tempi di Pippo Pattavina, quando ancora Salvo la Rosa, insomma, faceva da valletto a Pippo Pattavina. Che cosa è cambiato tra il festival degli anni 90 e prima degli anni 80 e quello di ora, del nuovo festival? A questa domanda potrebbe rispondervi meglio Antonella? Antonella! Vieni, vieni, mi hanno fatto una domanda alla quale io posso rispondere solamente in parte. Entra, entra, non ti preoccupare. Non tanto ti preoccupare. Antonella, poi magari la sentiremo anche dopo. No, la domanda, digliela. Tra i primi festival della Nuova Canzone Siciliana e gli ultimi che abbiamo fatto. Io nel 91 ho avuto il piacere di farlo con la signora Antonella Arancio, questo festival. La differenza qual era? Che cosa è cambiato? Allora, innanzitutto eravamo fra le nuove proposte, quindi cantavamo in italiano. Quindi non si sentiva proprio il festival vero e proprio, cioè nel senso un conto è cantare in siciliano, quindi partecipare con la lingua, proprio col dialetto, un conto è cantare italiano, è un po' come un festival normale, quindi noi eravamo nuove proposte, non mi sentivo molto coinvolta nel festival. Quest'anno invece diversamente, quest'anno proprio canzone in dialetto siciliano, poi oltretutto con Giancarlo, canzone bellissima proprio nella quale abbiamo creduto sin dal primo momento, quindi insomma diciamo che Come Veni Veni è andata bene poi alla fanfina, no? Devo dire di sì, il pubblico che dà la risposta, non è mai... Il pubblico è tutto qua, non vedo l'ora di ascoltarci, di ascoltare Giancarlo, il disco sta andando a ascoltarci, ma ascoltare soprattutto quello che ha scritto Giancarlo. Questo disco è bellissimo e veramente invito la gente a comprarlo. Antonella, noi stiamo facendo una trasmissione su Giancarlo Guerrieri, chi è per te Giancarlo? Innanzitutto un amico, e dopo un collega, un amico, un grande amico. Poi un collega, anzi no, un amico, un grande artista... E poi un collega. Perfetto, penso che la descrizione caschi a pennello, no? La più bella chiusura che potevamo avere. E allora a proposito del Come Veni Veni, vediamoci un pezzo, un pezzetto della vostra canzone in versione live. Eccola qua. L'umano tempo al prossimo.
Lifestyle Air and Body, centro benessere per l'uomo e la donna, per una nuova dimensione di bellezza e benessere unisex. Con la nostra sala di talasso terme, sala viso, sala massaggi, sala special care, sala manicure e pedicure. Con la cura dell'immagine e dei capelli, nel rispetto della natura, con l'uso di prodotti naturali. Lifestyle trasforma il benessere in uno stile di vita. Allora, mi trovo nel mezzo di due grandi artisti, Antonella Rancio, Giancarlo Guerrieri. Vi abbiamo fatto vedere la versione live di Como Veni Veni con Giancarlo. È stato un piacere poterlo avere ospite della nostra trasmissione su 9TV, in questa che è People, la trasmissione che vi porta alla scoperta di personaggi. Giancarlo, che dire, buon concerto. Grazie, grazie a voi e a presto, spero. Non mi voglio ritrovare, che poteva fare e a poi non feci. Io non mi voglio riposare, perché chi due in tempo che veni appresso. Corri fino a quando c'ha tu teni, corri fino a quando a poi non arrivi, corri! E non ti scampare, perché magari che caschi o poi ti susi. Allora, stiamo chiedendo, no? Perché stiamo cercando di capire chi è in realtà Giancarlo Guerrieri, no? Lo chiediamo ad Agata Lo Certo, che stasera canterà con lui. Chi è Giancarlo? Giancarlo Guerrieri, oltre ad essere una brava persona, è un artista puro, uno dei pochi rimasti in questo mondo, che fa musica principalmente perché gli piace farlo e poi perché gli dà da vivere. Oh.
così prima storia di là. Casunava, suonava e suonava, senza musica, si mia ballando, e la gente di pazzo ubbidia, da silenzio striscio d'amore, di montagna, di cielo e di mare. Orlando, volisti a ballare, senza musica e senza parole. Colpo di mazza, sopra la Petri, a ballare. E non potevo non esserci, perché innanzitutto quando si trovano amici prima che musicisti è importante condividere con loro i momenti importanti della vita di ognuno, quindi lui è stato con me in altre occasioni e io sono contento di essere con lui questa sera che presenta nella sua città, nel posto in cui lui è cresciuto, il suo ultimo disco. E quindi per me non solo è un grande musicista con cui suonare, cantare, scrivere e creare è una opportunità di crescita, ma è sicuramente una persona vera, un amico prezioso, e per questo mi piace condividere con lui questa serata, quindi ho accettato al volo l'invito, fra l'altro, di ritornare in questo posto bellissimo. Cioè, io amo questa zona, essendo montanaro di Enna, ogni volta che scendo verso giù e scendo verso queste zone mi piace proprio, quindi amo venirci spesso. Stasera per due motivi: per festeggiare questa uscita del CD di Giancarlo Guerrieri, per ritrovare tantissimi amici come Agata, Antonella, e stare insieme sul palco, perché se la musica riesce a unire le anime ha raggiunto il suo obiettivo. Non sempre fra colleghi è facile trovarsi insieme
sul palco con questo spirito, con questa atmosfera. Quindi stasera è veramente una serata di festa. Tu so che hai lavorato tanto anche per realizzare questo disco di Giancarlo Guerrieri, ma a proposito di lavoro, adesso per Mario Incudine, che cosa c'è pronto? Adesso, dopo questa colonna sonora di questo film che è andato a Venezia, ha vinto questa sezione che si chiama Controcampo al Festival del Cinema di Venezia, un film su Garibaldi, sto scrivendo un disco sul Risorgimento siciliano e su Garibaldi, sulla figura di Garibaldi, che è una figura un po' da vedere con una lente bifocale, perché per la Sicilia è stata un bene, ma è stato anche un male, e tutto quello che è la storia del Risorgimento siciliano andrà a finire in un disco che si intitolerà Vinni Cuvinni e sarà prodotto dalla Finisterre, un'etichetta di Roma, prodotto da Ambrogio Sparagna, e sarà, diciamo, in uscita a novembre. In più uscirà un altro mio disco a gennaio che si intitola I Passi di Domani, è appena uscito Anime Migranti. Siamo in continuo sfornamento di musica e soprattutto di sicilianità. Si vocifera che il Festival della Canzone Siciliana non si farà più. Ne sai qualcosa? Sì, anche a me è arrivata questa notizia, non so se sia ufficiale o meno, o sia ufficiosa. Se non si farà sarà un grande danno, sarà un grande danno per la Sicilia, ma sarà un grande danno per la musica che nasce in Sicilia e che aveva trovato una casa. Adesso diciamo che siamo ritornati a essere nomadi, la televisione ci dava la possibilità di entrare nelle case delle persone con immediatezza, e devo dire che la macchina organizzativa del festival era una macchina perfetta che ci ha portato veramente a rivalutare l'energia della lingua siciliana, un'energia e una forza che ci permetteva di dire in siciliano cose che altrimenti in italiano non si potrebbero dire, e soprattutto di trattare anche argomenti di attualità con la lingua siciliana, e la televisione ci dava questo spazio importante. Non essendoci più ci inventeremo qualche altra cosa, ma sono veramente seriamente rammaricato, perché come tutte le cose belle nascono, raggiungono un livello e poi muoiono non si sa perché, quindi qualsiasi siano i motivi, che io comunque comprendo, perché per non farsi ci saranno dei motivi, mi rammarico da autore, da cantante, da musicista e da amante della Sicilia, che qualcosa che stava funzionando non c'è più, e noi che stavamo dando il nostro contributo dobbiamo andarci a cercare altri lidi. Questo mi dispiace, ma spero e mi auguro, e se c'è qualcuno che ci ascolterà degli organizzatori mi sente, spero che accolga l'invito, mi auguro che sia soltanto una pausa per poi riprendere l'anno prossimo con più grande forza e con grande, ancora più grande professionalità. Ora mi accompagneranno anche i musicisti che non lo sanno cosa devono fare, ma siccome sono dei grandi musicisti, mi accompagneranno tutti. Allora, questo qua è il classico ritmo napoletano, anzi americano. L'introduzione dura un'ora e mezza, voi avete premura? Ok. Nascivo da un paese da Sicilia, poro poro. Dov'è il corretto? No, Very Well è il titolo. Il corretto è un altro. Allora, il titolo è Very Well, il corretto invece è questo qua, poro poro. Però un poco più sinceri, cioè meno da Zecchino d'Oro, un poco più mascoli, va bene? Poro poro. Come si chiama il signore? No, non è che ha sbagliato, uno può sbagliare anche 5-6 volte, non è un problema. No, sbagli di nuovo, no, siccome, come si chiama? Domenico, conosci? No, abbiamo il mixerista suggerito. Ah, vabbè. Esatto. Domenico. Senza cognome, scognomato proprio così. Okay. Scognomato. Ok, andiamo. Pronti con corretto? Un attimo, che c'è il fuso orario sbagliato da questo lato. Chi ci arrivano un poco dopo. Dovete essere più organizzati. Poro poro tutti insieme. Pronti? Nascivo da un paese da Sicilia. Perfetto. Avete impegni nei prossimi concerti che vi porto tutti con me. Faccio arrivare 12 autobus a Rosolini. Ma sogno adottivo americano. Cioè la signora non si ci può dire niente, eh? Dici poro poro. Bettazzo come un californiano, poro poro, e parlo come fosse un texano, e sogno troppo very well, troppo very well, troppo very well, troppo very well, troppo, veramente troppo, e sogno troppo very well, troppo
vitaminizzato. Sono il pubblico, vediamo. È vitaminizzato. Cammino come fosse un balsamato. Italiano, sembra avanti e mai. Bravi, che ce la fate pure voi a vostra. Mi rompo qualche chiamo qualche peni e sogna troppo very well, troppo very well, troppo very well, troppo very well, troppo, veramente troppo. Ma sogno troppo very well, troppo very well, troppo very well, troppo very well, troppo, veramente troppo. Cammino sopra un bello motorazzo. È stato moscio questo. Questo però però è stato un po' moscio. Facciamolo di nuovo. Cammino sopra un bello motorazzo. Le donne non le sfoglio ma le sciazzo. Li piglio. Li sciauro e poi l'abbraccio, bravo. Lui è pratico. Mi dice non è scognomato ma è pratico. Mi dice non sì, un bello mascolazzo. È sogno troppo very well, troppo very well, troppo very well, troppo very well, troppo, veramente troppo. È sogno troppo very well, troppo very well, troppo very well, troppo very well, troppo, veramente troppo. Vado da Virginia. Ancora non hai detto niente, signore. Ride sulla fiducia lei. Vado da Virginia, mia fidanzata, tutta Florida e molto California. Virginia, Alabama, Mexico, come io Alabama, Texas. Busso alla sua porta. Kentucky. Io ci dissi. Virginia, prendi questo mazzo di New Jersey. Ohio. Questi New Jersey sono troppo Wisconsin. Alaska. Alaska di gioco e Marizona di scali. E sogno troppo very well, troppo very well, troppo very well, troppo very well, troppo, veramente troppo. E sogno troppo very well, troppo very well, troppo very well, troppo very well, troppo, veramente troppo. Sono il pubblico. E sogno troppo very well. Domenico, signor Domenico, allora tutti ora con le mani alte e la voce più forte. È sogno troppo very well, più forte. È sogno troppo very well, troppo very well, troppo very well, troppo very well, troppo, veramente troppo. È sogno troppo very well, troppo very well, troppo very well, troppo very well, troppo. A proposito di camminanti, Mario, cammina, cammina con me, cammina con me. Musicante.